Alleluia. Questa sera voglio presentare il rinnovamento nello spirito un po' dal di fuori, poi successivamente lo presenteremo dal di dentro, in modo che sappiate in quale corrente di grazia voi entrate, su quali fondamenti si poggia questo edificio in cui voi entrate e di cui sarete anche delle pietre vive per dare gloria a Dio. Cominciamo un po' una conoscenza dal di fuori, ma no, non è una conoscenza semplicemente storiografica, ma è una conoscenza, sì, storiografica, però è la storia dell'uomo, la storia della società, la storia dello spirito che cammina con l'uomo e domina la società, guida il popolo verso i suoi destini. Che facciano gli uomini? Perché Dio è più grande degli uomini. Nelle sue mani sono i tempi e le stagioni, nelle sue mani è la storia. Anzi, la storia dell'uomo oggi è la storia di Dio con l'uomo. E in particolare è la storia di Cristo, capo con l'umanità che è il suo corpo. Entriamo un po' in argomento. È lo spirito che guida la Chiesa, guida le sorti dell'umanità, che la Chiesa sia guidata dallo Spirito è un dato di fede. Ora, lo Spirito di tanto in tanto fa dei risvegli nella Chiesa. Questa sera abbiamo pregato ed a un certo punto è venuta una parola: destro tu che dormi e Cristo ti illuminerà. E tutta l'assemblea esplose in un canto di risveglio. Così avviene spesso nella storia, e lo spirito che di tanto in tanto dà dei movimenti di risveglio, degli scuotimenti, degli interventi particolari, perché i cristiani addormentati si sveglino e perché trovino beneficio da questo risveglio che coincide o con un uragano o con una pioggia torrenziale che rola la terra, rinverdisce la terra, ravvive le sorgenti e là dove ci sono i luoghi aridi forma delle conche d'acqua. Questi risvegli avvengono di tanto in tanto. Cominciando dai primi secoli abbiamo avuto dei risvegli, fino agli ultimi secoli pure abbiamo avuto dei risvegli. Ultimamente c'è stato un grande risveglio per un certo ritorno dell'uomo al paganesimo. E allora il Signore ha risvegliato. Sono tanti i modi con cui lo Spirito risveglia, non soltanto attraverso questi movimenti, ma anche attraverso altre forme. Ma una forma tipica del risveglio è appunto questo carismatismo che di tanto in tanto comparisce in forma massiva nella Chiesa.
Possiamo dire che l'anno, cioè il secolo passato, sia da chiamare il secolo dello Spirito Santo. Già verso la fine del secolo scorso, diciamo, 1890 così, il Papa Leone XIII, dietro suggerimento di Elena Guerra, l'apostolo dello Spirito Santo, aveva emanato una grande enciclica richiamando l'attenzione sullo Spirito Santo, che era quasi obliterato nella devozione, nella vita, nella coscienza dei fedeli. E si annunziava già il secolo 1900, già passato, come il secolo dello Spirito, il quale secolo è stato contrassegnato da tre movimenti particolari. Primo movimento, pentecostalismo classico, verso il 1900, poi il neopentecostalismo, verso il 1950, e poi in scala ancora più grande, il movimento carismatico, che attraversa come un uragano tutte le chiese, sia la chiesa cattolica, sia quella, diciamo, protestante, sia quella ortodossa, e un po' si ramifica in tutti i continenti. Diciamo che un uragano che investe la chiesa, un torrente di grazia, una pioggia di grande portata, di tonnellate e tonnellate, anzi milioni di tonnellate di acqua, che arrivava dalle sorgenti aride, che ha ripristinato i ruscelli, che ha lasciato delle conche d'acqua tuttora esistenti, e che sono i gruppi di rinnovamento, i gruppi carismatici, diffusi in tutti i cinque continenti. Questa ondata d'acqua, questo uragano, è destinato, non dico a scomparire, destinato a rinfrancare la vita della Chiesa, produrrà i suoi effetti, già ha prodotto i suoi effetti, e se sarà ben coltivato per secoli potrà esercitare il suo influsso nella Chiesa e nell'umanità in attesa di un altro uragano, perché è sempre lo Spirito che irrompe nella Chiesa e produce nella Chiesa l'acqua della grazia, della vita. Vediamo che cosa succede nella Chiesa. Siamo a 1967, l'inizio. Lo Spirito bussa alla Chiesa Cattolica. Aveva bussato una ventina di anni prima nella Chiesa Luterana, nella Chiesa Episcopariana, ossia nelle Chiese Protestanti, che si erano risvegliate. E lo Spirito Santo già anche aveva bussato nella Chiesa Cattolica in diversi punti dell'orbe. A Palermo ci sono state manifestazioni carismatiche nel 1947, che poi furono così attutite dalle autorità ecclesiastiche del tempo, perché ancora i tempi non erano maturi, ma già lo Spirito Santo aveva bussato nella Chiesa Cattolica e precisamente aveva bussato a Palermo. Ma il grande movimento nasce nel 1967 in America. Le condizioni socio-religiose erano favorevoli, c'era un ritorno al paganesimo nella società, e c'erano delle reazioni
le reazioni contro l'edonismo del tempo, il consumismo, e così manifesta in tutte le direzioni, per cui sorgono dei gruppi di reazione. Però lo spirito prende il predominio e suscita il rinnovamento nello spirito o il movimento carismatico cattolico, come lo suscita quasi alla catechella in ambiente universitario, laico. Sempre così va lo spirito, non si rivolge alla gerarchia, agli ecclesiastici, i quali ragionano troppo, ma si rivolge a gente che può meglio recepire l'ondata dello spirito, la penetrazione dello spirito. Questa volta bussato in ambiente universitario tra i professori e gli alunni nell'Università di Duquesne, in America, Stati Uniti. Si era proprio a gennaio 1967, alcuni professori e studenti non erano soddisfatti della vita dei cattolici e chiedevano come mai non si risvegliasse questa fede, come mai tutta l'azione pastorale cadeva nel nulla, e avevano osservato che presso i pentecostali c'era un certo risveglio di vita cristiana. Fatto sta che ci fu un incontro, e dopo questo incontro ecco che lo spirito incomincia a manifestarsi. Siamo al 17 febbraio 1967, sono pochi che si riuniscono, e qui avviene una prima manifestazione dello spirito, una manifestazione di gruppo, preceduta da manifestazioni, diciamo, singolari di due o tre persone nel mese di gennaio. Viene chiesta una preghiera per risvegliare lo spirito e succede delle novità, un cambiamento di vita, pace, gioia, serenità, entusiasmo, amore alla parola di Dio, quasi un cambiamento nuovo, un cambiamento di vita, un cambiamento d'uomo che nell'uomo interiore. Non sono tanti i fenomeni spettacolari, i fenomeni carismatici che fanno presa o meravigliano i primi pionieri, ma il cambiamento interiore. Possiamo anzi dire che all'inizio non ci sono carismi forti, invece c'è pace, gioia, serenità, entusiasmo, desideri di novità, cioè cambiamento del cuore. Si manifestano sì qualche carisma delle lingue, ma non i carismi forti, ancora non si manifestano. Ed è quello che attanaglia questi giovani, sia professori sia alunni, è questa novità interiore. Contemporaneamente all'altra università di Notre Dame succede lo stesso, sono 30 persone che si riuniscono, qui invocano lo spirito e succedono gli stessi fenomeni di pace, gioia, serenità, un cambiamento interiore e qualche esplosione di canto in lingue, gioioso, che meraviglia tutti, perché in un ambiente universitario professori, alunni, sono persone che hanno un po' di raziocinio, sono abituati al ragionamento e non comprendono il perché di queste manifestazioni. È così che alla fine dell'anno scolastico, siamo a giugno, già sono 90 quelli i quali partecipano a gruppi di preghiera
sia Notre Dame sia di Köln. Alla fine dell'anno 1967 sono circa 200, nel 68 già incominciano ad essere 450-500, nel 69 sono più di 2000, nel 70 crescono quasi a 10.000 in diversi punti, per cui c'è una progressione molto rapida. Ora, qual è l'accoglienza che fa la Chiesa cattolica a questo movimento? È colta di sorpresa la Chiesa. E allora vengono le prime precisazioni delle conferenze episcopali, la conferenza degli Stati Uniti fa le prime dichiarazioni, dove accetta il fenomeno come un fenomeno che proviene dallo Spirito, accetta la grazia di Dio perché i frutti si vedono, però mette in guardia contro esagerazioni, emozioni e deviazioni che si possono manifestare. Così seguono anche altre dichiarazioni dell'Episcopato, l'Episcopato canadese, degli Haiti, Guatemala, e poi sbarca in Europa. Abbiamo la dichiarazione dei teologi di Malin, una bella dichiarazione, dove si studia il fenomeno perché sia teologi, sia sociologi, sia gli studiosi di storia ecclesiastica vengono un poco colti di sorpresa davanti al fenomeno, che è un fenomeno che proviene dall'alto, perché non si può spiegare naturalmente, ma pone dei problemi di teologia, problemi di pastorale, problemi di sociologia e tanti altri problemi. In Italia il rinnovamento, cioè che presto viene chiamato rinnovamento, anche qui in altre regioni d'Italia, d'Europa e d'America, entra nel 1971, introdotto da padre Godet, un canadese. Si fondono nel 1971-72 due gruppi, una di lingua francese e l'altra di lingua spagnola. Osanna, gruppo Osanna, e gruppo Emmanuel, uno francese e l'altro spagnolo. 1974 già in Italia si parla di rinnovamento, però il primo grande congresso carismatico si ha a Roma nel 1975, Basilica di San Pietro, il Papa riceve tutti i carismatici nel mondo convenuto, sono 10.000, primo congresso carismatico nella Pentecoste 1975. Un incontro bellissimo con il Papa resta commosso perché ad un certo punto da tutta la Basilica di San Pietro si leva come d'incanto un canto in lingue, bellissimo, che poi smorza lentamente, ma un canto come se fosse condotto da una bellissima maestra di musica. Il Papa resta così esterrefatto, commosso, e allora parla di chance dalla Chiesa. Ecco, è una carta che la Chiesa deve giocare, è un dono dello Spirito. Dal 1975 ecco che si diffonde rapidamente in Italia, rapidamente nel mondo. La corsa è molto rapida, forse troppo rapida, è come una macchia d'olio.
Poi vedrò che cosa, quali sono i difetti della macchia d'olio. Ma te l'accenno. Mettiamo che ci sia una petroliera. Una petroliera che scoppia nel mare, nel Golfo Persico, oppure qui nelle coste d'Italia e di Francia. Sono 100 tonnellate di olio che va a mare. L'olio è leggero, si espande, però è sempre quell'olio, sono 100 tonnellate, più si espande, meno olio c'è in superficie, perché sono sempre quelle 100 tonnellate. Un po' questa è l'immagine, si diffonde in tutto il mondo, però le intensità delle prime ondate non ci sono più. Però è sempre quel medesimo olio, è una semplice immagine. Sapete quanti sono quelli che hanno beneficiato di questa grazia, di questo uragano, che insomma, si manifesta nelle singole persone con la preghiera di effusione dello Spirito, che è come un secondo battesimo. Hanno ricevuto il secondo battesimo, cioè l'effusione dello Spirito nel mondo, da 450 a 500 milioni di persone. Per cui, se la popolazione mondiale è di 5 miliardi, 6 miliardi, ogni 10, 12 persone nel mondo c'è un carismatico. Una cosa inaudita. Un movimento così vasto che prende tutti e cinque i continenti, tutti e cinque i continenti. È chiaro che non c'è tutta l'intensità nelle prime manifestazioni. Possiamo dire che le conche d'acqua sono rimaste così in alcuni punti, i corsi d'acqua e le sorgenti sono in alcuni punti, ma non è in tutto quanto il mondo questa ondata che ha la medesima intensità. Però è un fatto sociologicamente non spiegabile, perché non ci sono fondatori, è un movimento spontaneo. E quello che meraviglia è che i fenomeni sono uguali in tutti e cinque i continenti, senza così importazione. Se tu vai in Giappone, se tu vai in Australia, se tu vai in Inghilterra, vai in America, o nord o sud, troverai gli stessi fenomeni, gli stessi carismi, le stesse manifestazioni, quasi che ci fosse un contagio, un'epidemia, che ha i medesimi sintomi dovunque. Per cui non è un insegnamento dato dagli uomini, ma è un insegnamento dato dallo Spirito nei diversi punti in cui lo Spirito ha soffiato, ossia lui che ludens, come dice la Scrittura, in orbe terrarum, egli che gioca in tutto l'orbe della terra, dovunque vuole. Un giorno un gruppo di italiani va in Giappone, non sapeva nulla, entra in un locale e sente un canto in lingue. Oh, lo stesso canto in lingue che avevo sentito in Italia. E che sono italiani, sono, no, erano tutti giapponesi. Era lo Spirito che soffia come in Italia, così in Giappone. Se tu vai in Australia, troverai gli stessi fenomeni che in Italia. Per cui è lo Spirito, il medesimo autore, che agisce in tutte le parti del mondo. E questo è anche un segno della autenticità
del rinnovamento carismatico, che è un movimento suscitato dallo Spirito in tutta la terra per rinnovare la vita cristiana. Ora, la società cristiana recepisce bene questo input, questo impulso dello Spirito Santo? Per quanto tempo recepisce questo input? Quale effetto ha prodotto? Quali produce e per quanto tempo produrrà questo effetto salutare? Certo, un rinnovamento c'è stato un po' in tutta la Chiesa. Se noi osserviamo i documenti ecclesiastici, i documenti del Magistero, sono tutti pregni di dottrina sullo Spirito Santo. Mentre prima raramente si notava la presenza dello Spirito nei documenti ufficiali, adesso tutti i documenti ufficiali sono pieni di riferimento allo Spirito Santo. Così anche senza che noi ce ne accorgiamo, per esempio qui a Palermo, c'è l'influsso del rinnovamento dello Spirito nella vita ecclesiale, anche che non tutti hanno recepito questo input, anche che ha suscitato delle critiche, perché è sempre l'elemento umano che accompagna i movimenti dello Spirito, e lo Spirito che si incarna nella società umana, che resta sempre con i suoi limiti. Tuttavia ha ricevuto questo input, questo impatto, e il rinnovamento dello Spirito ha prodotto i suoi effetti. Però produce i suoi effetti nelle singole persone, ed è allora che noi vogliamo un po' esaminare che cosa produce all'interno, perché altro è vedere il rinnovamento dello Spirito dal di fuori e altro è vederlo dal di dentro, visitando i gruppi, altro è visitare poi l'intimo delle persone colpita da queste influenze dello Spirito, perché è lì che si rivelano le meraviglie di Dio. Adesso un canto. Noi continueremo la storia nell'altra seduta, perché non vogliamo soltanto fare storia, soltanto diciamo questo. Poi riprenderemo il discorso che in Sicilia il rinnovamento porta la data 1975, e per quanto sappiamo questo è il primo gruppo ufficiale nato in Sicilia, come diciamo ufficiale, perché contemporaneamente si trova in Messina, si trova nell'Agrigentino, però come gruppo ufficiale il primo gruppo è quello della Noce, 1975, però qui fermiamo la storia perché riprenderemo la prossima volta. Questo anno ricorre a 25 anni di distanza l'anno giubilare, 1975 fu un anno giubilare, 2000 un anno pure giubilare del grande giubileo, e quest'anno noi celebriamo il 25esimo dell'ingresso ufficiale del rinnovamento nello Spirito a Palermo. La festa sarà celebrata proprio in questa settimana a Marcifaraci, il giorno 10, 11 e 12, venerdì, sabato e domenica. Avete il programma? Ce l'avete il programma? Io ce l'ho dentro il programma, ma lo vorrei dare a voi. Comunque sappiate, questo è il programma, è bene che ora passiamo là. Io ce l'ho nei pomeriggi. Venerdì abbiamo accoglienza, poi chiamate a servire, abbiamo una conferenza di fascetta.
poi testimonianze, avremo testimonianze, breve pausa, e poi una liturgia penitenziale con agape fraterna, poi l'adorazione eucaristica, e continueremo fino alle 11, perché coincide anche con il nostro venerdì di Marci Farace. Pomeriggio del sabato abbiamo pure preghiera comunitaria, testimonianza, una mistagogia dell'Alleanza. Poi domenica è la grande giornata della festa, comincia la mattina, poi ci sarà la conferenza di Martinez, il pomeriggio verrà il cardinale, poi avremo la celebrazione eucaristica concelebrata, e così tutta la giornata potete leggere qui il programma. Adesso lasciamo stare tutto ciò che appartiene all'esterno. Ho voluto fare questo accenno per invitarvi a venire tutti. Andiamo un po' a vedere dall'interno il rinnovamento. Che cosa succede? Lo Spirito Santo è spirito di novità, ma si innesta nella vita cristiana. La vita cristiana inaugurata nel battesimo è una vita di unione a Cristo Signore, è la vita di grazia, una vita nuova, che però noi abbiamo dimenticato. E allora lo Spirito Santo risveglia la grazia battesimale e dà dei segni di questo risveglio della grazia battesimale. Sono questi segni che io vorrei mettere un po' avanti, cominciando a parlare di questi segni, non esaurendo certamente il discorso questa sera. Nel libro qui santo, libro di Samuele, si legge che quando Samuele versò l'olio sul capo di Saul, che non era uno stinco di santo, Saul disse: sarai mutato in un altro uomo. E successe proprio così. Quando versò l'olio, il profeta se ne andò, voltò le spalle, e Saul se ne andò per conto suo. Però Saul sentì che era mutato il suo cuore. Era un altro uomo, perché si era risvegliato in lui qualche cosa di divino. Lo stesso succede per chi è toccato dallo Spirito. Lo Spirito crea una novità, crea un nuovo modo di vedere, di sentire e di operare. Ed è questa novità che meravigliò i pionieri, i primi carismatici, questa novità interiore, più che segni esteriori, che erano pochi, furono colpiti da questi segni interiori. Sentire questa novità, questo cambiamento, un cambiamento che si manifestava nel modo di vedere la verità, nel modo di sentire, nel modo di operare, cioè come se nascessero in quel momento a una vita nuova, una vita più autentica, soffusa di grande gioia, non una gioia chiassosa, ma una gioia interiore e di grande coraggio, desiderio di portare la parola di Dio dovunque. Le prime riunioni erano all'americana, i quali americani sempre hanno uno stile che conservano anche nelle cose più belle.
letto il resoconto perché mi sono informato un poco con tutti, e ho letto il resoconto, una riunione tipica americana dei primi mesi, qual era? Guardate, un po' strano, potrebbe sembrare. Prima si invocava lo Spirito Santo e già erano infervorati, pieni di spirito. Poi leggevano la parola di Dio, o su ispirazione biblica, o su indicazione di qualcuno, o su apertura biblica, e venivano colpiti dalla parola e riflettevano, e c'era una riflessione comunitaria sulla parola. Poi si fermavano, e sapete che facevano? Una tazza di caffè. Cosa strana. Non è una cosa nuova. So che gli esorcisti americani, dopo un'ora di esorcismo, si fermano, fumano un sigaro, oppure prendono una tazza di caffè, per riprendere fiato poi. È un elemento umano caratteristico di loro, che però non si è diffuso altrove, e che adesso è un po' in disuso, ma all'inizio fu così. Questo è per dire l'elemento umano. Prendeva una tazza di caffè e si rianimavano e perduravano nella preghiera comunitaria, personale comunitaria, per diverse ore. E si sentivano rinnovati interiormente. I punti principali del rinnovamento era appunto questo cambiamento di vita, cambiamento di umore, anche l'aspetto era più gioviale, più sereno, più controllato. I desideri di un tempo non c'erano più, le preferenze di un tempo non c'erano più, si avevano altre preferenze, altri desideri, ma nasceva contemporaneamente in loro la sete della parola di Dio. Era un segno tipico, una sete insaziabile della parola di Dio. Una sete insaziabile di pregare da soli. Si appartavano a pregare, oppure quando si riunivano subito si mettevano in preghiera. Per cui sete della parola di Dio, sete di pregare, sete di pregare. E sete di diffondere la parola del Signore, di parlarne agli altri. E nelle tre sete che avevano, sete della parola, sete della preghiera e sete della propaganda. Parola B, preghiera B, propaganda B. Tre P. Di queste tre sete. Poi, col progredire del tempo, sentivano un'apertura verso la Trinità, cioè una dimensione trinitaria della propria vita. C'è un rapporto nuovo con il Padre, una riscoperta di Dio Padre, un nuovo rapporto con Gesù, la Signoria di Gesù è il Signore. Questo Gesù il Signore, questo risveglio di Gesù, lo troviamo anche fuori del rinnovamento carismatico in America, dove sorgono i gruppi Gesù Convention, poi gli hippie pure di Gesù, i film su Gesù, in campo non prettamente ecclesiastico. La figura di Gesù prende un po' tutti in quest'epoca, un po' a vanvera, ma nella Chiesa Cattolica sotto l'azione dello Spirito prende la forma più vera, più centrata sul Vangelo. Comunque un nuovo rapporto con Gesù e un amoroso rapporto con lo Spirito Santo, quasi la riscoperta dello Spirito, che viene invocato continuamente.
sono gli amici dello Spirito, per cui nasce un nuovo rapporto trinitario, ignorato prima. È il battesimo che si manifesta, perché siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Che cosa si risveglia in loro? Si risveglia un certo amore nuovo alla Chiesa, e una certa riscoperta del ruolo di Maria, madre di Gesù, insolito in un campo qual è quello americano, ma che si manifesta, ossia il risveglio dell'amore per Maria come madre di Gesù. Per cui abbiamo già dentro, siamo già dentro l'autenticità dell'esperienza cattolica, e lo Spirito che risveglia questo modo nuovo. Con questo modo nuovo di pensare, di agire, si risvegliano i frutti dello Spirito: pace, gioia, amore, fedeltà, mitezza, dominio delle proprie passioni. Per cui c'è il dominio dello Spirito sulla carne. Non è che la carne non abbia ancora i suoi sussulti, ma c'è un certo dominio. Spirito sulla carne. Contemporaneamente si risvegliano segni. Quali sono i segni? In alcune persone, mentre questi segni di cui vi ho parlato sono comuni a tutti, in alcuni si risvegliano segni particolari. Profezia, guarigione, discorsi in lingue, linguaggi di sapienza, profezia del futuro. E questi segni danno un poco da, insomma, creano un po' di disagio al di fuori. I vescovi, le autorità cominciano a dire: ma qui dove ci troviamo? E i ragionatori laici dicono: ma questo hanno avuto un poco toccato il cervello. Che sono queste lingue, che sono queste guarigioni, sono queste profezie, ma i fatti ci sono. Per cui abbiamo dei segni straordinari che accompagnano i segni ordinari, ma che compariscono lentamente dopo e non stanno al centro. Questo è importante per noi, perché tante volte noi mettiamo al centro i segni esterni straordinari e mettiamo in secondo ordine gli elementi portanti, ordinari, qual è per esempio il cambiamento di vita, l'amore, la preghiera, la sete di Dio. Io mi fermo qui questa sera e vorrei augurarvi che lo Spirito che sta girando tocchi anche voi, perché l'effusione avverrà fra tanto tempo, però l'effusione è già iniziata da questa sera, ossia lo Spirito Santo è già in azione, ora in questo, ora in quello, in parecchi di voi. Ringraziamo il Signore.